in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo. Puntata questa tutta dedicata all'evento sportivo di sport invernali più importante della stagione per la categoria over 30, i famosi Master. Parliamo appunto dei World Winter Master Games, una vera e propria Olimpiade di sport invernali. 12 specialità di sport invernali, divise in 8 località, fra la Valtellina, l'Alta Val Camonica e l'Alta Val di Sole e Baselga di Pinè in Trentino. 2500 atleti iscritti per queste mini olimpiadi, 500 accompagnatori provenienti da tutto il mondo: Australia, Canada, Giamaica, Thailandia, chiaramente tanti europei, tanti italiani. L'evento che lo possiamo definire più importante della stagione. Non ci sono i campionati mondiali in attesa dei giochi olimpici Milano Cortina Trentino 2026, questo evento sicuramente è un evento importante, voluto fortemente dalla regione Lombardia, dalla Trentino Marketing. Mente organizzativa di questo evento è Alessandro Mottinelli di Ponte di Legno, assieme a Filippo Pighetti di Chiavena, assieme alla mitica Manuela Di Centa, che è membro dell'International World Master Game, presieduta dal grande Sergei Bub. Lo ricordate, il famoso atleta ucraino russo ai tempi, detentore dei tanti titoli olimpici e mondiali del salto con l'asta, ora è il presidente di questa associazione. Quindi vediamo il resoconto completo di questa edizione italiana dei Mondiali Master Over 30. L'anima di questi mondiali over 30 di sport invernali è Alessandro Mottinelli, CEO dei World Winter Master Game, un evento voluto fortemente, un evento che lega la Val Chiavena, la Valtellina, la Val Camonica, la Val di Sole, lega le montagne più belle delle nostre Alpi, un grande evento che ha richiamato oltre 3.000 persone. Siete contenti, Alessandro? Sì, siamo contenti, un evento multisport con tante valli e devo dire tante anime, quindi non è l'unica, il mio impegno non è assolutamente sufficiente, siamo in tanti, una bella squadra e questa è stata per me la cosa positiva che porterò a casa, aver conosciuto tanta gente che ci ha portato oggi a dire che è stato un evento spettacolare, con tantissima gente venuta da tutto il mondo. Noi abbiamo visto sulle piste di Ponte di Legno gareggiare un giamaicano, sulle piste del Paradiso, nello snow running un indiano che ha veramente affrontato una gara difficilissima, e queste sono solo alcune caratteristiche di questi giochi. Gente che vuole rincontrarsi ogni 4 anni proprio per i Master Games. Possiamo definire le Olimpiadi degli sport invernali per i Master, un periodo tranquillo, non ci sono mondiali, le Olimpiadi sono le prossime, Milano Cortina 2026, quindi avete fatto un grande colpo, avete coperto un periodo di stagione cosiddetto morto con tanta gente da tutto il mondo. Sì, questo era l'obiettivo del Ministero del Turismo, che ha voluto fortemente questi giochi, che poi li ha passati alla Lombardia, proprio per testare la Lombardia e quindi le località che magari, anche se non sono coinvolte direttamente dalle Olimpiadi, ma comunque sono sempre montagne di Lombardia, con un evento appunto multisport e l'accoglienza di questa gente che mai aveva visitato le nostre montagne, perché arrivano dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Nuova Zelanda. E quindi veramente una vetrina importante e un mini test, perché le Olimpiadi ovviamente sono un evento sicuramente non paragonabile a questo, ma avendo visto l'entusiasmo di questa gente si può veramente parlare di un'Olimpiade Master. Gente da tutto il mondo che hanno ammirato e gustato le nostre bellissime Alpi, ma soprattutto hanno gustato anche l'enogastronomia tipica delle nostre montagne, perché sì, tante gare, tanti match, tante competizioni, ma poi alla sera tutti amici a bere e soprattutto tante offerte enogastronomiche. Infatti noi siamo qui in versione serale proprio per seguire uno di questi importanti eventi legati al bere e mangiare tipico delle montagne lombarde trentine. Sì, probabilmente hai intervistato qualcuno, perché è proprio il risultato, quando si chiede com'era la gara, com'era la pista, il food buonissimo. È la prima cosa che dicono tutti, e questa sera al termine della partita di hockey
cena di gala affollatissima e tutti sono con le forchette in mano e la bottiglia di vino davanti al tavolo, perché chiaramente l'appeal dell'Italia ha fatto centro. Questa gente è venuta qui sì per gareggiare, forse anche per vincere qualcuno, ma in pochi, ma sicuramente per vedere tutto quello che abbiamo di bello. E siamo a Chiavenna, una città meravigliosa, un paese meraviglioso e un cibo assolutamente unico, soprattutto per gente che è abituata a mangiare hamburger nei fast food. Oltre 500 gli atleti iscritti alle gare di sci alpino distribuite fra l'Aprica e Ponti di Legno Tonale, con tante gare anche nelle piste di Temucco in Alta Val Camonica, gare di fondo e di biathlon in Alta Val di Sole a Vermiglio. Quindi cuore pulsante di questi mondiali Master Over 30 è il comprensorio Ponte di Legno Tonale, comprensorio sciistico. Ne parliamo col direttore Michele Bertolini. Il cuore di questi campionati mondiali Master Over 30 è il consorzio Ponti di Legno Tonale a Ponti di Legno e a Temù con l'Aprica, le gare di sci alpino, ma a Vermiglio, che fa parte del comprensorio, tutte le gare di biathlon e di sci di fondo, con 480 atleti nella parte lombarda per lo sci alpino e quasi 500 atleti nella parte dell'Alta Val di Sole a Vermiglio per la parte appunto riservata alle prove di fatica. Un grande evento con il vostro consorzio, Michele, fulcro di questi mondiali Master. È stata sicuramente una grande sfida, soprattutto organizzativa, perché diciamo riuscire a organizzare oltre 20 gare in 10 giorni veramente serve uno sforzo da parte di tutta la località, tutti i comuni e soprattutto tanti volontari che vanno ringraziati, perché per poter far sciare, far godere insomma delle meraviglie degli sport invernali tutti questi amatori, atleti over 30, c'è dietro soprattutto una seconda linea di volontari che mettono a disposizione il loro tempo per l'organizzazione di queste gare, e gli diciamo sicuramente un grande grazie. Sta andando tutto bene. Come ricordavi, qui a Ponte di Legno, Temù, ci sono state le gare di sci alpino e sono ancora in corso, e a Vermiglio invece biathlon e sci di fondo. Quindi abbiamo potuto, grazie a queste diciamo gare, dare sfoggio insomma anche in tutto il mondo di quelle che sono le nostre infrastrutture turistiche. Dico che quindi ne è valsa sicuramente la pena vedere gente da tutto il mondo, dall'America, Australia, Nuova Zelanda, ma anche da tutta Europa, venire e godere dei loro sorrisi a fine gara. È stata sicuramente la soddisfazione più grande. 2500 gli iscritti, 500 accompagnatori a questi mondiali Master World Winter Master Game, e quasi la metà qui nel vostro comprensorio per la parte alpina verso la parte lombarda, la parte di fatica verso l'Alta Val di Sole, ma come dicevamo il fulcro è il vostro consorzio sciistico per completare appunto l'offerta turistica di questo territorio. Tanto sci alpino, tanto sci di fondo, ma anche tanto outdoor e tante bellezze naturali, con l'Adamello, con le montagne, la Presanella, le montagne della, appunto, dell'Alta Val di Sole e dell'Alta Val Camonica come fulcro di questo grande evento e risorsa turistica importante. Sì, avevo dimenticato prima lo sci alpinismo, quindi cosa in cui noi crediamo da sempre, quindi organizziamo anche ovviamente tante gare, con in primis l'Adamello Ski Ride, che è insomma la nostra regina della disciplina, quindi tanto outdoor, che è un po' la mission del nostro consorzio, quindi far apprezzare a tutte le persone che vengono a trovarci quella che è la montagna, fargli innamorare della montagna. Per fare questo ovviamente lo facciamo in inverno, soprattutto grazie a queste discipline che ho appena raccontato, in primis insomma il nostro motore economico con lo sci alpino, ma non tralasciamo mai le altre, e lo facciamo anche grazie a questi eventi che sono un po' un catalizzatore e che servono anche per farci conoscere. Quindi non è un evento fine a se stesso, ma questo è soprattutto anche un evento promozionale che ci dà visibilità in tutto il mondo. La regione Lombardia e il Trentino sono state selezionate dall'International Master Game Association, presieduta dal mitico Sergei Bubka, come destinazione ideale per ospitare la seconda edizione di Winter World Master Game 2024. Di questa iniziativa si è fatto tesoro quale rilevante contributo per la preparazione della Lombardia e del Trentino e dei suoi territori e delle sue istituzioni per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina Dolomiti, che saranno disputati in questi territori nel 2026. 45-86.
Elena, uno spettacolo, fare la gara e avere la famiglia che ti accoglie. Bellissimo, un'emozione fantastica. Sei contenta? Molto, molto. La gara com'è qui appunto? Tu sei bresciana? Sono bresciana, quindi sono di casa, bella però, bellissima. Tosta ma bella. Un grande evento. Bellissimo, bello, unico, da rifare. Com'è correre questo speciale dopo tanti anni? Dopo tanti anni è bellissimo correre, perché riprendere a 53 anni, rifare le gare in slalom venendo un po' da tutto il mondo, perché ci sono giapponesi, c'è stato di tutto. Io vengo da Roma, da capitale, e riprendere dopo 37 anni che facevo le gare è stupendo. Beh, in effetti sei istruttore nazionale, hai rubato, è vero, no? Credo no, vero. Era vera, adesso sono in pensione. Però una pensionata d'oro, perché hai fatto una bellissima gara. Fantastica, fantastica, soprattutto mi sono divertita, tanto, 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 poi neve bella, bella organizzazione, quindi grazie, grazie di tutto. Un bel territorio questo di Ponte di Legno Tonale. Fantastico, delle piste stupende, anche di là abbiamo avuto modo di girare sia sopra al passo sia giù alla Prica, qua piste veramente belle. Il divertimento è la regola numero uno anche per te. Assolutamente, bisogna divertirsi, perché è la parte principale dello sport per me. Lei viene da Roma e tu invece? Padova, zona Veneto. Dal Veneto qui con furore, con onore, come diceva qualcuno. Con furore, con l'onore vedremo. E poi è bello a fare amicizia, italiani, tanti stranieri. Certo, è bello, come diceva Raffaella, ci si conosce, anche perché siamo qua per tutti, per divertirci. Certo, c'è la competizione, ma questo è uno stimolo per dare il meglio, no? E quindi se hai la parola, ti confronti, da dove vieni, molto molto bello. Grande successo questo World Winter Master Game, mondiale in Master Ove 30, un vero evento legato ai giochi olimpici invernali per chi ha più di 30 anni. La parte tecnica dello sci alpino si è tutta tenuta in Alta Val Camonica, Ponte di Legno, nel consorzio Ponte di Legno Tonale. Siamo con Bruno Faustinelli, che è il competition manager appunto dello sci alpino. Un grande successo. Bruno, sei anche presidente dello Sci Club Ponte di Legno, organizza le gare di Coppa Europa. La storia lo sci nasce con Ponte di Legno, lo possiamo dire, dai primi del Novecento, un grande evento e voi una grande visibilità, Bruno, perché tutte le gare di sci alpino tra la Prica e qui a Temu Ponte di Legno. Esatto, gare di sci alpino Ponte di Legno e a Prica, Ponte di Legno le gare tecniche, quindi abbiamo fatto gigante e slalom per tutte e tre le categorie dei Master, che sono Master A, Master B e Master C, e alla Prica invece si sono svolti Super G. 2500 atleti di tutte le 12 discipline, di cui ben 400 da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, dal Canada, dall'America, da tutte le parti che sono venute qui a conoscere le bellezze delle nostre montagne, soprattutto della Val Camonica. Sì, un evento veramente bello, grande partecipazione. Noi come sci alpino abbiamo avuto più o meno circa 480 iscritti tra femmine e maschi, quindi una grande partecipazione. L'organizzazione è stata piuttosto complessa, perché ci vogliono mesi per organizzare queste gare, soprattutto su discorso iscrizioni eccetera eccetera, per cui noi siamo veramente soddisfatti. Ponte di Legno Tonale si dimostra sempre pronta per ogni tipo di manifestazione race. Giulia Guanella è la responsabile comunicazione di questi mondiali master. Li possiamo definire, Giulia, una mini Olimpiadi. Milano Cortina 2026, quest'anno niente mondiali, niente Olimpiadi invernali. Può essere una mini Olimpiadi con 12 discipline diverse in 8 località. È un grande successo, con oltre 3.000 atleti e accompagnatori presenti a questo evento importante per le montagne italiane. Sì, non possiamo che essere contenti, abbiamo avuto un sacco di partecipazioni sia di atleti che accompagnatori da tutto il mondo. Come dicevi tu, più di 3.000 persone. Adesso siamo a Ponte di Legno per lo speciale, l'ultima gara che si terrà del sci alpino. E niente, un bilancio molto positivo, contentissimi, anche gli atleti si sono divertiti. Giulia, 12 specialità di sport invernali in 8 località che hanno risposto alla grande, fra la Valtellina, Val Camonica e il Trentino. Qualche problema a Chiesa Valmalenco per il ghiaccio, subito sostituito da Basilica di Pinè. Quindi le località hanno risposto tutte alla grande. Sì, indubbiamente c'è stata un'ottima partecipazione anche dalla pubblica amministrazione, infatti abbiamo avuto da Madesimo a Chiavenna, Bormio, Ponte di Legno.
Chiesa Valmalenco purtroppo ha avuto un piccolo problema con il ghiaccio dovuto all'alta temperatura di dicembre, quindi abbiamo dovuto spostare le competizioni di speed skating a Baselga di Piné, centro federale comunque dello speed skating, quindi assolutamente grande competenza. La forza è della località, hai parlato dell'amministrazione, ma noi crediamo anche molto nel volontariato, perché veramente gestire 3.000 ospiti non è facile, organizzare tante gare in contemporanea è ancora più difficile, e grazie alla forza del volontariato, che è tipico della tradizione montana del vostro territorio, è indubbiamente un valore aggiunto questo volontario, queste persone che si aiutano fra di loro. Sì, bravissime anche le persone che hanno risposto con grande entusiasmo nel aiutare l'organizzazione sia durante le gare che anche prima. Tantissimi volontari, più di 500, quindi un grazie anche a loro, perché senza di loro ovviamente noi non potevamo riuscire ad organizzare tutto questo. Bravissimi, e quindi un ottimo risultato per tutti. Siamo a Madesimo, una bella località in Alta Val Chiavenna. Madesimo è famosa per il suo palaghiaccio, tutto dedicato al curling. Il curling lo possiamo definire, è il gioco delle bocce in versione invernale. Sono 8 i palazzetti in Italia adibiti al curling. Il curling in Italia è praticato da 450 iscritti alla federazione ed è la nazionale più forte al mondo. Ha vinto anche una medaglia. E qui a Madesimo per i Mondiali Master c'è stato un grande successo. Pensate che in Canada ci sono 1 milione di praticanti allo sport nazionale, tanta gente qui a Madesimo. Ne parliamo con il presidente dell'International World Master Game Association, il grande Sergei Bubka, e il sindaco di Madesimo. No, it's always for me it's great honor and pleasure to be back to Italy, and especially for this very special occasion. For the Winter World Masters Games in Lombardia 2024. I think this is really a great event, great games, and when I see the athletes around in different venues, in different cities, they are really happy to be part, they really enjoy the compete, they really spend time together to have new friends and share experience, and this is really great for development of Masters movement. It's very important, this association. They do, you do a lot of things with this association. No, absolutely. We do the different event. We do the Winter World Masters Games. We do the summer. This summer in July, we will be in Cleveland for games for America. But it's also now we are more open. We try to bring and invite athletes from different parts of the world, as we can see here. From America, from Canada, from Australia, of course, Europeans, countries here. But this is great. This is great, and the most important, they enjoy it, and they're promoting the movement, and we feel it will get more and more stronger and more interest for participation, because people understand how important the healthy lifestyle, how to be more fit, how to manage longer life with more activities and with more interest. But it's also beside the competition, everyone enjoy to see the beautiful country like Italy, to spend time in Lombardia, go to restaurants, eat, drink, they're coming with the families. This is also a really nice, great example for young generation who grow up together in this environment. They understand, and they for sure will continue in this direction, because we want to promote this way that important for the life of the people, because sport bring everyone together and give better life conditions, more healthy, more fit and more happy. Siamo veramente felici e onorati di aver ospitato questi Masters Game, intanto perché è una bella espressione di quanto il mondo si possa riunire, anche che lo sport riesca a riunire il mondo intero. Abbiamo addirittura degli atleti che arrivano dalla Nigeria, per non parlare di Canada, America, tutta mezza Europa, quindi una manifestazione che riesce a unire per uno sport anche chi non lo fa più di professione, quindi atleti che
che lo fanno proprio per pura passione, e questo è davvero importante, deve essere lo spirito col quale si affronta anche lo sport. Una bella vetrina per Madesimo e questa bellissima notizia che lei presiede da qualche anno, veramente una bella visibilità a livello nazionale e internazionale. Certamente, questo è veramente una vetrina per noi. Il tempo oltretutto in questi giorni ci ha assistito dando ancora più risalto alla nostra bellissima località, che veramente ha vissuto sempre per gli sport, e quindi è proprio un po' la capitale della Valchiavenna per sport invernali e anche estivi. Una bellissima struttura questo palaghiaccio, in effetti abbiamo sentito degli ottimi commenti dei tanti partecipanti, veramente tutti osannavano la struttura, una grande struttura che è nel vostro territorio e che usate molto. Certo, una struttura nuovissima che è veramente da molto lustro alla nostra località, ed è un'alternativa anche ai classici sport che noi eravamo abituati, i vari tipi di sci che si possono praticare. Bellissima l'esperienza del curling a Madesimo, ma lo sport più importante oltre lo sci per i mondiali master è l'hockey su ghiaccio. Tanti team, tante squadre hanno partecipato qui a Chiavenna. Le gare sono disputate proprio qui nel palaghiaccio di Chiavenna. Una grande soddisfazione, sindaco, questo palazzetto, sindaco della Bitta di Chiavenna, un grande evento e un grande palazzetto. Sì, siamo molto orgogliosi e contenti di questa manifestazione. L'hockey a Chiavenna fa parte della storia della nostra città. Questo Palazzo del Ghiaccio è un luogo simbolo, è luogo di grande sport, di ritrovo di appassionati da tanti anni, dai più grandi ai più piccoli. Ancora oggi l'hockey è una realtà davvero importante. Questo è un luogo che, anche grazie alla nostra presenza all'interno dei Master Games, consentirà nei prossimi anni di migliorare questa struttura grazie al contributo di Regione Lombardia. Ammoderneremo le macchine del ghiaccio, quindi di nuova generazione, per avere una soluzione più performante. Stiamo lavorando sulla chiusura laterale del palaghiaccio, quindi la cattedrale del ghiaccio di Chiavenna si appresta per i prossimi anni, in vista anche delle Olimpiadi, a essere moderna e funzionale. Chiavenna, con ponti di legno per lo sci, possiamo dire che è stato il cuore pulsante di questi mondiali master, una grande manifestazione che ha portato Chiavenna, ponti di legno, tutta la Valtellina, la Val Chiavenna, l'alta Val di Sole alla ribalta mondiale, anche la Lombardia e tutta l'Italia sportiva. Siamo partiti con ponte di legno con grande entusiasmo su questa avventura. Abbiamo scelto una soluzione che mettesse al centro il territorio, coinvolgendo molte altre località. Il luogo simbolo di Chiavenna è il Crotto, è il luogo in cui le famiglie e le persone si incontravano da sempre per stare insieme, ma il motto è si beve vino buono e si tiene scuola di umanità. È il simbolo dello stare insieme, del confrontarsi, del vivere momenti anche di buona cucina, di compagnia, di relazione. È quello che abbiamo cercato di fare con gli atleti presenti a Chiavenna. Volevamo farli sentire a casa, in una grande famiglia, lo facciamo sempre con chi ci viene a trovare, e questa forse è la nostra forza, quello di lavorare insieme per far sentire a casa in famiglia tutti i turisti che ci vengono a trovare. Grazie sindaco, seguiamo il suo consiglio, mentre le nazionali, le squadre giocano hockey su ghiaccio, andiamo a visitare i crotti tipici di Chiavenna e di questa valle. Dopo tanto agonismo c'è anche il momento dedicato al divertimento durante questi mondiali master. Qui a Chiavenna una delle caratteristiche più importanti sono i famosi crotto, cioè delle grotte naturali. Ne parliamo con Gloria Gerna, che è dell'azienda per il turismo qui della Val Chiavenna. Crotto naturale, che è una grotta dove vengono appunto usati dall'antichità i vostri, diciamo, le vostre risorse enogastronomiche. Esattamente, il crotto per noi è, diciamo, uno delle principali attrattive di Chiavenna. Non si può parlare di Chiavenna se non come patria dei crotti. Sono delle cantine naturali, dei frigoriferi naturali che consentono di conservare i nostri prodotti tipici come la brisaola, salami, formaggi, il buon vino. E andare a crotto non è semplicemente andare, bere, mangiare, ma effettivamente vivere un'esperienza di convivialità,
di stare bene insieme, rispettarsi l'uno con l'altro. E si può fare bevendo con questo boccalino, che in dialetto indica andiamo a crotto, significa andiamo al crotto, viviamo insieme questa esperienza. Un'esperienza unica, molto apprezzata dagli oltre 2000 partecipanti a questi mondiali master, e la temperatura è costante tutto l'anno grazie alla Sorel, che è l'aria che entra ed esce d'estate e d'inverno, d'inverno diciamo riscalda e d'estate invece rinfresca, esatto, l'ambiente dentro il crotto. Infatti oggi, che è una giornata abbastanza fredda, si sta meglio nel crotto che non all'esterno, perché da là in fondo infatti esce quest'aria costante che noi chiamiamo Sorel, tra i 6 e gli 8 gradi, e ci consente appunto di mantenere una temperatura ottima per la maturazione e la conservazione di tutti i nostri prodotti. Crotti apprezzati dai tanti atleti che arrivano da tutto il mondo e che queste cose nei loro paesi se le sognano. Assolutamente, Chiavenna è, diciamo, può vantare di questa particolarità, e chi è a Chiavenna ha la fortuna di vivere l'esperienza come questa sera al Crotto Nivalis, grazie appunto al coro Nivalis allieterà la serata, e chi invece ha potuto trascorrere questi giorni di vacanza e competizione a Chiavenna ha sicuramente goduto anche di altri crotti aperti. Crotti aperti, dai, ne approfittiamo anche noi, andiamo al crotto allora. Andiamo a crotto. Bellissima questa esperienza enogastronomica in un crotto tipico di Chiavenna, merita sicuramente una visita per scoprire le bellezze di questa cittadina importante, la Val Chiavenna, e questa offerta enogastronomica con questo servizio cala il sipario anche sui campionati mondiali Master Over 30 e Winter Warrior Master Game, 12 specialità di discipline di sport invernali divisi fra 8 comuni della nostra montagna fra Lombardia e Trentino, un grande evento che vi abbiamo raccontato. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima, sempre con sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo. Ciao e alla prossima occasione, Floriano Moboni. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Sentire la neve che scricchiola, questo per me è il vero inverno. Il vero inverno è quando non fai mai la stessa discesa, non fai mai la stessa curva, non fai mai lo stesso salto. L'inverno, quello vero, è qui e ti aspetta. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Ponte di legno Tonale, funivie Folgari da Emma Rilleva. Zanice, fatti di sport. Paganella Ski. Red Elk, Advanced Comfort Apparel. In collaborazione con funivie Folgari da Emma Rilleva. Paganella Ski. Peio.